Bentornati nel 16° episodio della Ladderlock, il monotipo acciaio. E ricordiamo che siamo a 2 sconfitte, quindi questa lotta contro il monotipo psico la dobbiamo vincere per forza, altrimenti siamo fregati. Comunque, io inizierei con Skarmory. Perché iniziando con Skarmory, lui inizia con Jirachi, vabbè, è un problema questo, onestamente. Però possiamo sperare di piazzare delle punte. Sì, speriamo davvero di piazzare queste punte. Magari non ci fa un fuoco pugno, anche se si fa più male lui magari. No, ci dovrebbe fare un 25% con il fuoco pugno, se è la variante difensiva di Jirachi. E comunque sono molto teso. Molto teso, vabbè, ci va di Stealth Rock, però se riusciamo a piazzare 2 file di punte. Anzi, adesso molto probabilmente andrà su Latias. E io avrei dovuto usare un Metagross con inseguimento, onestamente. Comunque, andrà molto probabilmente su Latias. No, va su Gardevoir. Va su Gardevoir e noi siamo con Metagross. Metagross che si può permettere di buttare un Meteor Mash grande quanto una casa su chiunque. Perché anche se switcha, se li prendono tutti i loro danni da Meteor Mash, A parte Jirachi se è la variante difensiva. Però quello è un problema a parte, dai. Quello è un problema a parte. Probabilmente sarà attrappato da Yukimori e Revenge killato prepotentemente a suon di fulmini. Sperando che non missi. Dovremmo incassare tutti i colpi di Mega Gardevoir, dato che abbiamo, sì, come l'ho detto, Gardevoir. Vabbè, manda in capo Victini che si prende un Meteor Mash che gli fa 29%. Non male, non male. Quel Victini comunque se la vedrà con il nostro Heatran, dato che probabilmente andrà di Vicriate. No, va di U-Turn. Adesso entrerà in campo, non lo so davvero. Non ha molta gente per gestire il mio Heatran, onestamente. E piazzare delle levite rocce sarebbe molto gradito. No, a Gardevoir che avrà molto probabilmente introforza terra. Molto probabilmente introforza terra. E scoutiamo questo introforza terra, volete? Voglio vedere proprio che fa. Cosa fa? Focus Blast, ok, a Focus Blast. Focus Blast che noi incassiamo con chi? Con chi? Non lo so. Proviamo a mandare in campo Scizor e poi fare un knockoff sullo switch molto probabile avversario. So che me lo sto giocando molto Scizor così, perché se ci butta giù è un problema. Non ci butta giù, pugno scarica, ovvio. Adesso mi aspetto un'entrata in campo di Victini o di Jirachi. Sperando che entri in un campo Victini o Jirachi, perché se ci becca è un problema. E vedendo che come non è la... ecco, no, manda in campo Latias che probabilmente è la Mega. Eccolo là, appunto. Stavo dicendo, probabilmente Latias è la Mega. E è così gentile da mandarcela in campo e provare la nostra tesi. Però a questo punto, chi è il Defogger? Va di recover, questo è un problema. Questo è un grande problema. Noi piazziamo le vite rocce e andiamo di lava plum. Le vite rocce, lava plum, lava plum. Proviamo a scottare qualcosa. Soprattutto se rimane in campo a fare Calm Mind. Vabbè, Drago Pulsar non ci fai nulla. Noi in compenso abbiamo la possibilità di scottarti, cosa che non avviene. Adesso il fatto è, mettiamo le Stealth Rock. Mettiamo le Stealth Rock, lui probabilmente è convinto di poterci stallare a lungo, dato che lui ha recover. Però noi non andiamo di protezione, dato che molto probabilmente switcherà. Aspettiamo di scottarlo, magari, eccolo là appunto. Adesso lui probabilmente farà un roost prima di switchare. Farà roost, poi switcherà. No, a defog, a defog. Ora il fatto è, defog, su chi vogliamo che vada? Chi vogliamo mandare in campo su questo defog? Anzi, vogliamo che fa... Continuiamo a mettere le vitroccia, volete? No, no. Perché se fa defog le va anche le nostre, perché ce l'abbiamo noi. Adesso il fatto è, continuiamo a mettere le vitroccia fino a quando non siamo sicuri che lui switchi. Adesso, andrà nuovamente defog? Non lo so, però io comunque voglio piazzare nuovamente le rocce. Se va di nuovo di defog. No, invece va su Gardevoir, che è una cosa non eccessivamente problematica. Oh, Simpa, la Mono Psy Dark. Già, già, abbiamo trovato italiani, abbiamo trovato italiani. Andiamo di protezione per scavotare la mossa dell'avversario e va di Focus Blast. Però il fatto è, se Specs, noi un Focus Blast non penso che ce lo incassiamo. Però Metagross forse sì, Metagross forse sì, e questo è il punto. Missa, benissimo, adesso switcherà molto probabilmente. Ah no, e pensavo fosse italiano, invece francese. Mi sono reso conto che contro Victini c'è poco da fare. Però adesso noi andiamo di un Meteor Mash. Un bel Meteor Mash, perché la mossa principale. Ci servirebbe un terremoto al posto di...
vabbè, resiste, non otteniamo il bonus. Ci servirebbe un terremoto al posto di Hammerarm. Me ne sono reso conto un po' troppo tardi. Mandiamo in campo Magneton, che comunque gli trappa Giraci e ci permette di buttarlo giù a suon di fulmini, dato che se non ha fuoco pugno può fare ben poco contro il nostro Yugimori, eh? Può fare davvero ben poco, perché dal punto di vista offensivo non fa nulla, ma anche noi non facciamo nulla ora che ci penso. Possiamo sperare di paralizzarlo? Sì, lui adesso ci metterà palesemente le... ci metterà palesemente le Stealth Rock. Però noi possiamo andare su Heatran e minacciarlo di Lava Plume, dato che nessuno se lo mette bene Lava Plume. Adesso io non te lo faccio andare su chi vuoi tu il desiderio, caro mio. Tu vuoi far andare il desiderio su Victini. Ma io ti faccio Roar e... fregato, fregato. Ma manda Gardevoir, che il desiderio non se lo prende. Chi se lo prenderà il desiderio? Ah, Giraci che entra in campo. Queste belle cose, queste belle. Perché adesso noi possiamo andare di Lava Plume. Vadi, desiderio, si prende un Lava Plume sperando che si scotti. No, non si scotti. Adesso molto probabilmente switcherà nuovamente per far provare... no, va di protezione, però Roar supera la protezione, Gardevoir si prende il desiderio. Adesso io non posso permettermi di switchare. Vediamo quanti danni ci fa un Focus Blast. 52%, però ci diminuisce la difesa speciale, cosa non gradita, e aveva traccia, mi dimentico sempre di traccia. È un problema. Se avessi terremoto su Heatran, questo non accadrebbe. Non accadrebbe. Vabbè, quanto mi stanno sul cazzo quelli che si mettono a ridere per gli errori dell'avversario. Non li sopporto davvero. Non li sopporto per niente. E va là che il critico. Però adesso andrà su un Giraci che tanto bene un privazione non se lo prende. No, va su Cresselia. Cresselia che ha un privazione tanto bene non se lo prende. Andiamo di privazione perché gli leviamo anche gli avanzi in caso. Se va su Latias, non se lo prende tanto bene neanche Latias il privazione. Andrà ad un punto in cui morirebbe di fuoco, di scottatura, mi pare. Tanto Cresselia cosa farà? Cosa farà? Sono teso. Rimane in campo, 61% di danni. Va di Lunar Dance per far recuperare tutta la vita e curare dalle alterazioni di stato Victini. Ok, Victini che noi contrastiamo con Heatran, perché è l'unico che riesce a incassarsi V-Create. Va di Ball Strike, è bendato però. Sappiamo che è bendato per tutti i danni che ci ha fatto. Un altro Ball Strike, Lava Plume. Non possiamo fare nulla, siamo costretti a sacrificare Flag Way. A questo punto, Victini, contro Victini mandiamo in campo Aggron. Andiamo in campo Aggron, che è pronto a fare un bastardissimo terremoto. Però c'ha Latias, è quella cosa che mi preoccupa. Però Latias non è un problema perché non ci colpisce duramente. Andiamo di terremoto, perché fai maggiori danni a Giraci, che è quello che entrerà in campo con molte possibilità. Sto sudando freddo, sto sudando molto freddo. No, manda in campo Latias invece. Cosa che non capisco onestamente. Probabilmente vuole levarci le rocce il prima possibile. Andiamo di Heavy Slam. Appunto va di The Fog, però Heavy Slam, guarda quanto danno ti faceva. No, è una versione difensiva questo Latias. Boba, Sandstrand, Le Machest, Presecu, Termine. Quanto ho capito dice che la partita è pressoché finita, ma cosa non assolutamente vera. Comunque Gardevoir... Contro Gardevoir sacrifichiamo chi? Adramelech, per poi fare un pugno scarica di Focus Blast, sperando che il prossimo missi. Ma madonna mia, tutti sti crit. Se non ce ne avessi fatte due crit, noi saremmo potuti tranquillamente rimanere in campo adesso con Metagross. Invece no. Giraci che si prende un Metromash critico, finalmente. Adesso però gli facciamo un bel... allora, Metromash fa meno di Marte Pugno. Quindi andiamo di Marte Pugno. Madonna, sti critici. Non li sto davvero sopportando. Andiamo in campo Scizor a fare un privazione, dato che adesso un privazione non se lo prende bene nessuno. Dato che penso sciotti un po' tutto quello che c'è in giro. Va di protezione, eh? Vuoi scaturare la nostra mossa? Ma la nostra mossa è privazione, caro mio. La nostra mossa è privazione, che non te la vedi bene. Non te la vedi bene, va di metà testata, prova il tentennamento. Io non lo sto sopportando, questo avversario. Io non lo sto sopportando per niente. No, non lo... Madonna.
stiamo perdendo per Hux pura. Non è neanche dici, bella giocata, l'avversario se l'è giocata bene, però c'è stato quel pizzico di Hux che l'ha aiutato, ma comunque se l'è giocata bene. No, è Hux pura. Ci sta facendo tentennare più con quel giraci in punti di... proprio fondamentali. Beh, Gardevoir, adesso piazziamo le punte per fare sì che possi... a fulmine. Allora, adesso punte. Mandiamo in campo Yukimori. Che... no, abbiamo perso Scizor. Se non avessimo perso Scizor... Madonna, basta! Basta, per favore! Seriamente? Seriamente? Io vado di fulmine adesso. Ve l'ho detto che avrà molto probabilmente Corpetto d'assalto, e contro il quale mandiamo in campo Skarmory. E se questa è persa, voglio... so che è brutto dire che le lotte sono perse per Axe. So che non sono il tipo davvero da dire queste cose, da dire è persa per Axe. Ma questa, ragazzi, ma questa è davvero scandalosa come Axe avversaria. What? Ah, no, no, mi sarebbe beat of Hux. Proprio tanti, pochissimo, eh? Proprio pochino, pochino. Proprio impercettibile, non ti preoccupare. Terremoto, adesso. Little bit of Hux, just little bit. Ma nel capo Victini, che contro cui non possiamo switchare. Possiamo sperare di incassare un colpo, ma non lo incassiamo il colpo. Yes, but you lose, man. Yes. Ho detto, io l'accetto la sconfitta, però non puoi dire che non stai avendo un culo della Madonna, amico mio. Cioè, ho perso, ma non puoi negare il fatto che ho perso per Axe. Un bel fulmine che, paralizzato. Bella l'Axe quando non serve a niente, dato che la sfidavo comunque, eh? Bella, eh? Molto gradevole al tatto e alla vista. Adesso quel Victini è bendato, quindi vanno a capo Giraci, che speriamo adesso farà probabilmente desiderio e poi protezione, appunto. La nostra possibilità di vittoria contro questo Giraci è paralizzarlo, dato che lui ha bisogno di un paio di Iron Head per buttarci giù. Quanto voglio che si ribalti la situazione, lo paralizzo e gli faccio para Hux. Yeah, it's true. Va di Iron, ok. Adesso devo paralizzarlo per forza. Too much crits. Non gli dico che stavo facendo la ladder lock per non farlo sentire in colpa. Comunque. Paralizzato. Rimani paralizzato, per favore, perché quella è la nostra possibilità di vittoria, che tu rimanga paralizzato abbastanza a lungo. Rimani paralizzato. No, va di desiderio. Adesso sperando che rimanga paralizzato e non ci faccia un altro Iron Head. Dobbiamo andare avanti di paralisi e crit. Unica possibilità. Paralizzato, cosa abbastanza inutile adesso che è tornato a vita massima. Dobbiamo proprio sperare di avere un culo pari al nostro avversario in questa lotta. Se riusciamo a equilibrare tutta l'Axe che ci ha fatto l'avversario durante questa lotta, potremo vincere. Ok, adesso che fa? Paralizzato nuovamente. Però no, non è davvero il caso di sperare nella vittoria, onestamente. Non è davvero il caso. Lui a parte che mo finisco il PP di Thunderbolt, quindi non c'è nulla di cui essere allegri. Fulmine, appunto. Va di Iron Head, recupera vita. È persa questa. È persa. Non c'è nulla da fare. Non c'è nulla da fare. GG. Tre sconfitte di fila. Però queste cose mi danno fastidio. Io avrei voluto che la ladder lock finisse per una lotta molto combattuta, non per un avversario che mi critta il mondo. Vabbè. Ed è così. È finita qui. Tre sconfitte di fila. Adesso ditemi,
Cosa volete che faccia? Non so, magari la continuo. Però se volete voi. Se abbiamo 10 voti positivi a continuare questa ladderlock, ma con un piccolo handicap. Perché se la continueremo sarà con un handicap, perché le regole erano 3 sconfitte, si finisce. Quindi questo è tutto. Io vi ringrazio per aver seguito questa serie, che molto probabilmente finirà qui, perché dovrete convincermi molto bene per farmela continuare. E vi saluto, vi do appuntamento ad una prossima serie e godetevi le altre che ci saranno sul canale. Ciao!